vabbè. Cosa avevo detto? Importante è onorare la competizione. La Roma stasera l'ha fatto. Vince la partita, ovviamente non passa il turno, anche se le occasioni le ha avute, ma con la sfortuna un po' De Gea, che sai, trova lì e fa i miracoli. Tra l'altro, la Roma parte bene e costringe Mancini, costringe subito De Gea, un miracolo. Poi Mkhitaryan esterno la rete. Un'altra parata di De Gea su Dzeko, se non ricordo male, su Mkhitaryan. Poi arriva però il gol di Cavani alla fine del primo tempo, 1-0, ci sta. Nel secondo tempo a Roma fa fuoco e fiamme, come aveva fatto nel primo tempo. Il Manchester United si abbassa un po' troppo e in 2 minuti Dzeko e Cristante la ribaltano, se non che subito dopo arriva la tripla occasione per la Roma per il terzo gol. Pedro, Dzeko e De Gea che fa i miracoli a casa, man. E poi gol, la legge del gol sbagliato, gol subito, colpisce ancora e Cavani fa doppietta su un bel suggerimento di Bruno Fernandes. La linea difensiva della Roma ancora troppo lenta a salire. 2-2, e poi però un giovane della primavera fa vincere la partita a Roma con la deviazione di Matic e sotto le gambe di De Gea, 3-2. Vabbè. Rimpianti, cioè rimpianto sono quei 40 minuti del secondo tempo dell'Old Trafford, perché oggi a Roma ha dato tutto, non so, 15 occasioni io l'ha create contro le 6-7 del Manchester United. È stata partita vera, nessuno se lo sarebbe aspettato, una partita equilibrata come poteva esserla anche l'andata, come poteva essere questa semifinale. Però in Europa League non c'è la finale inglese, perché il Villarreal tiene duro, finisce 0-0 e vola Danzica. La finale Manchester United Villarreal, quindi. Però con questa vittoria la Roma potrebbe chiudere bene le ultime quattro di campionato. Vedremo, vedremo. Una vittoria sempre è una vittoria, certo, non in finale. Però sì, un paio di dazio. Sì, la sfortuna dell'andata con i tre infortuni in 39 minuti. E poi davvero quel secondo tempo thriller. Va bene il 2-2 di Cavani, però poi t'abbassi, cioè ti scopri inutilmente. Il 2-2 andava benissimo. È vero, non avevi più cambi, Diawara stava morendo. Però oggi Darboe, Fonseca mette la difesa a 4 e che gira la partita perché si fa male Smalling. Entra Darboe, sto ragazzo ce l'ha, c'ha la tecnica. Fonseca aveva iniziato alla Roma con la difesa a 4, però non dava frutti. Beh, oggi più o meno gli anali, perché stava lì a creare.
ogni palla, ogni azione che faceva Roma praticamente arrivava in porta. Poi vuoi che faccia i miracoli, un po' fortunoso, però vabbè. E niente, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. La Roma esce a testa altissima. Secondo me, secondo voi, ditemelo qui sotto. Noi ci vediamo con la Serie A, con la Serie A da campioni d'Italia. Sì. Ora con scialletta andiamo a seguire tutte le quattro giornate che delineeranno, non so più parlare, la terza retrocessa e poi il gioco per le coppe. Incredibile, perché il Sassuolo incalza la Roma per la Conference League e la Roma il Crotone. Attenzione, attenzione. Bella, raga. Mi sono scordato una cosa. Sull'1-0 c'era un rigore per la Roma, perché Maguire, indecente, indecente, la prende col tacco e con il braccio così la prende. Brich, non dà rigore, quello è rigore tutta la vita. Stai sull'1-0 sotto, se lo segni diventa un'altra partita, perché poi sarebbe girata forse l'inerzia della partita, così come Wan-Bissaka nel primo tempo ha rischiato veramente l'arancione. E niente, solo questo. Fatemi comunque sapere la vostra qui sotto anche su rigore e l'intervento di Wan-Bissaka. Bello.